tempo tu sei il rappresentante di una delle società più giovani. Come si chiama? Come è nata? Come vi siete ritrovati? Allora, noi siamo nati nel 2006, ci chiamiamo i Macaroon. Siamo nati, diciamo, dalla scuola materna e portiamo avanti questo carro di carnevale che abbiamo iniziato con una corrida della paura nel 2006. Siamo un gruppo di amici affiatati e cerchiamo di andare avanti. E durante l'anno quanto tempo dedicate alla preparazione del carro? Questa è una bella domanda. Noi siamo sempre in opera. Noi iniziamo, diciamo, da settembre, che iniziamo a disfare il carro e andiamo avanti, diciamo, fino a aprile, marzo. E siamo sempre, diciamo, in frullo per cercare di dare qualcosa al popolo, alla popolazione, anche per noi stessi. Davide, tu sei uno dei fondatori della società Polli Ruspanti. Ci puoi raccontare un pochino come è nata questa avventura? Cosa ti ha spinto ad affrontarla? Niente, 18 anni fa, insieme a un gruppo di ragazzi del paese, abbiamo deciso di iniziare a fare i carri e a lavorare. Ero uno, se non il più vecchio della società, avevo 18 anni. E niente, siamo partiti un po' per gioco, un po' per scherzo e siamo finiti ormai a essere una delle società più vecchie rimaste in attività. E niente, sì, la società si chiama così perché il primo carro rappresentava un paperone, da lì per assonanza i polli, paperi, polli, e si è dato i Polli Ruspanti perché eravamo un gruppo di giovinastri che si voleva divertire, ecco, diciamo. La stessa domanda anche a te, Rossella, parlaci della tua società. Ora, la mia società è la società Il Grillo ed è ad oggi la più vecchia nel carnevale, infatti compie quest'anno 30 anni e io ovviamente sono arrivata nel 2008-2009, fondata da mio papà per un grillo appunto, quindi erano un insieme di amici che si trovavano e hanno deciso, venivano da Coronella, di venire a sfilare al carnevale di Poggio. Insieme avete cominciato 3 anni fa, se non sbaglio, un progetto nelle scuole. Ci volete raccontare com'è nata questa idea? Che cosa nel concreto fate? Noi facciamo parte entrambi del Comitato Carnevale e da un'idea del Comitato Carnevale abbiamo deciso di portare i bambini delle scuole ad avvicinarsi al mondo del carnevale spiegandogli come si fa un carro del carnevale. Io e Rossella abbiamo iniziato portando delle attività molto semplici a scuola da fare con i bambini per fargli vedere come appunto viene creato alcune parti del carnevale. Esatto, come dice Rossella, facciamo un carro con le componenti create dai bambini per provare di avvicinarli sempre di più, ecco, a questa realtà. E questo carro poi lo fate in collaborazione con altre persone che vi danno una mano, appunto come diceva Davide, ad assemblare questo carro. Nello specifico questi volontari sono? Nello specifico sono i volontari della società Avis Udi che ci aiutano ad assemblare proprio il carro con le maschere che noi prepariamo direttamente a scuola. Poi i bambini, quando hanno fatto le maschere, vengono poi a vedere il carro assemblato prima delle sfilate e vengono a visitare quindi i capannoni e vedere quello che viene costruito per finire proprio il discorso di come viene fatto un carro. Bruno, mi dicono che da ottobre a febbraio passi più tempo qui che a casa. So che è vero, lo vuoi negare? No, non posso negarlo, veramente è così. Sono pochissimi giorni che sono a casa con la famiglia. Perfetto, la tua specialità è quella delle saldature. È sempre stato così? È vero? Ma veramente in principio imbullonavamo più che altro, adesso invece saldiamo perché siamo troppo in pochi e dobbiamo correre e allora facciamo prima saldare. Tu appartieni alla società dei Polli Ruspanti, è da tanti anni che fai questa cosa, come mai hai cominciato? Ho cominciato perché c'era mia figlia nel gruppo e papà dai vieni che sai saldare, vieni che sai fare di qua, sai fare là.
E allora così mi hanno messo in mezzo ed è dal secondo anno dei poliruspanti che faccio parte. E vado avanti.